benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale a cura della redazione di RTV 38 che si occupa dei principali temi trattati dall'Assemblea Toscana. In primo piano i lavori della Commissione d'inchiesta del Consiglio regionale relativa alla tragica alluvione che lo scorso novembre ha colpito la Toscana, perché è stato stilato il programma dei lavori. All'ordine del giorno, alla ripresa a settembre, anche l'audizione del governatore della Toscana, Eugenio Giani. La Commissione regionale d'inchiesta sui tragici eventi alluvionali avvenuti in Toscana lo scorso novembre avvierà le consultazioni il 9 settembre con l'audizione del Presidente della Regione Eugenio Giani. È quanto stabilito nell'ultima seduta in cui è stato approvato con voto unanime il programma di attività dei lavori e sugli argomenti da approfondire. La Commissione si concentrerà, tra le altre cose, sulla gestione dell'emergenza durante l'evento alluvionale, sull'esecuzione dei lavori di sommorgenza, sugli interventi di riduzione del rischio idraulico e sui sostegni economici a famiglie e aziende. Previsto anche un focus sulle attività del sistema della protezione civile, sulla gestione ed organizzazione del sistema di allerta in Toscana, sulle attività della struttura commissariale e sui rapporti tra struttura commissariale ed enti locali. La Commissione esaminerà pure i compiti e le attività poste in essere da Giani in qualità di governatore della Regione e di commissario. Anche grazie alla collaborazione dei colleghi siamo arrivati a stilare un programma delle attività che è sicuramente frutto di una sintesi che speriamo davvero possa dare dei frutti importanti in termini di proficuità, diciamo, del lavoro che ci approcciamo a fare. Abbiamo, diciamo, deciso di indirizzarci su diversi, diciamo, punti di approfondimento, sia per quanto riguarda la cronologia degli eventi, quindi ciò che è successo lo scorso novembre, però dando anche una importanza, direi, anche alla parte tecnica che riguarda proprio tutto quello che è legato sia all'ambito, diciamo, dell'organizzazione della protezione civile, sia per quanto riguarda proprio le opere che sono legate anche al rischio ambientale, alla mitigazione del rischio idrogeologico, quindi anche una riflessione su quello che è lo stato dell'arte in Toscana rispetto quindi ad opere importanti, strategiche, che possono in qualche modo intervenire anche per dare delle risposte appunto in termini infrastrutturali a ciò che eventualmente emergerà, ci sarà necessità di fare ancora in questa regione. Tutto questo naturalmente non tralasciando ciò che è legato alla parte dei ristori, alla parte di gestione vera e propria dell'emergenza anche attraverso le risorse regionali, e quindi anche un approfondimento sulla struttura emergenziale e anche poi sui rapporti con direi la parte nazionale e tutte quelle che sono, diciamo, le risorse legate anche alla gestione appunto del post alluvione, con anche un'attenzione particolare ai comitati dei cittadini, perché crediamo davvero che soprattutto in alcune zone della Toscana, parlo anche in particolare di Campi Bisenzio, dove i comitati si sono davvero strutturati e sono anche numericamente importanti, credo che dar loro voce e ascolto sia davvero importante. Il clima per il momento è buono, c'è collaborazione, c'è voglia di cercare di raggiungere obiettivi che sono quelli di approfondire, di capire e soprattutto, come lei diceva, anche di segnare degli stati di avanzamento. Per quanto ci riguarda, tra l'altro, voglio mettere in evidenza anche il grande lavoro che sta svolgendo l'altro collega di gruppi di maggioranza, Maurizio Sguanci. C'è sicuramente la necessità anche di sollecitare il governo affinché ci sia una presa di posizione netta con atti concreti, e mi riferisco ovviamente anche all'erogazione dei fondi. Abbiamo letto solo qualche giorno fa una presa di posizione arrivata dal comune di Prato, che dice a fronte di un investimento di 12 milioni sono arrivati poi dopo 2 milioni da parte del governo. Però insomma, ecco, credo che questa commissione potrà essere utile, come tutte le commissioni di inchiesta, se cercherà di acquisire elementi concreti e soprattutto se proverà appunto a segnare degli stati di avanzamento affinché quello che è accaduto ovviamente non si ripeta più, ma soprattutto ci sia la possibilità di dare anche elementi di valutazione utili alla cittadinanza.
E c'è anche un altro tema che ha acceso gli animi in Consiglio regionale alimentando il dibattito, quello relativo al payback ritenuto legittimo da parte della Consulta che si è espressa su questo tema nei giorni scorsi. Diverse le reazioni da parte di maggioranza e opposizioni in Palazzo del Pegaso. Vediamo. La sentenza della Corte Costituzionale con cui è stata confermata la legittimità del payback sui dispositivi medici dovuto alle aziende fornitrici della sanità pubblica ha alimentato numerose reazioni in Consiglio regionale. Da una parte la maggioranza di centrosinistra ha esultato per il pronunciamento della Consulta, che potrebbe far tornare nelle casse di Palazzo Strozzi Sacrati oltre 400 milioni, cifra che potrebbe addirittura permettere al governatore Eugenio Giani di rimuovere l'incremento dell'addizionale IRPEF introdotto ad inizio anno. Sull'altro fronte, invece, le opposizioni di centrodestra hanno continuato a sottolineare il fallimento della gestione finanziaria della Giunta Toscana, parlando di un buco di bilancio ormai strutturale. Avevo ragione io e sono soddisfatto del fatto che noi possiamo a questo punto vedere questa legittimità di norma costituzionale che nel 22 ci aveva non a caso fatto certificare 385 milioni circa di bilancio che portò al pareggio di bilancio, ma nel 2023 non è stato così, addirittura con il governo che ha sollevato questioni di legittimità costituzionale che ci ha costretto a quel punto alla addizionale IRPEF e oggi invece ci rendiamo conto che avevamo ragione noi nel reclamare quel payback sui dispositivi medici e se fosse stata accettata noi non avremmo avuto la necessità di mettere addizionale IRPEF. Le cose sono andate così, però a questo punto il governo può rimediare, può accordare ora quel riconoscimento di addizionale, di quel riconoscimento di payback farmaceutico e se questo avvenisse io mi troverei a chiedere direttamente la revoca dell'addizionale IRPEF. La Regione non ha ragione sul payback perché vorrebbe, indipendentemente dalla questione di legittimità costituzionale, scaricare sulle imprese in ambito sanitario la propria incapacità di tenuta dei conti finanziari. Quanto emerge dal rendiconto è questo: in Toscana abbiamo oltre 1.200.000.000 di euro di debiti. Cresce il debito pro capite di tutti i cittadini toscani che arriva a 570 euro a testa, quindi significa che le bambine e i bambini che stanno nascendo, si spera tantissimo in queste ore, questa notte, domani, nasceranno in culla, avranno un debito di 570 euro pro capite. Soprattutto la Regione Toscana, ci dice la Corte dei Conti, che utilizza i soldi che il governo gli dà per il servizio sanitario pubblico per pagare i debiti fatti nel passato, e poi vorrebbe utilizzare appunto il meccanismo perverso del payback, cioè chiedere indietro i soldi alle imprese che hanno fornito strumentazione sanitaria, che se li hanno oltretutto li danno, se non li hanno non li danno. Non era la nostra una battaglia pregiudiziale, era una battaglia rispetto al fatto che il governo non può esimersi dalle proprie responsabilità, il mondo farmaceutico non può esimersi dalle proprie responsabilità, era un aggravio fiscale che toccava ai cittadini toscani non correttamente, perché appunto devono essere chi di dovere a restituire quelli soldi alla Toscana. Questa sentenza può dare fiato al bilancio della Regione Toscana e ci può riportare protagonisti di quello che noi dicevamo all'inizio dell'anno, quindi andare a richiedere i soldi a chi effettivamente li deve dare, e sono ovviamente l'attuazione di quella legge del payback, che se venisse confermato essere appunto una legge vigente è opportuno che chi di dovere paghi e quindi come tale vengano restituiti i soldi ai cittadini toscani e quindi si possa annullare tout court quell'incremento delle tasse. Quello che va individuato è il perimetro temporale di quella pronuncia, che potrebbe assolutamente non togliere il problema, al di là che se c'è la possibilità di non gravare sulle tasche dei cittadini ben venga questa opportunità, come la Lega e il centrodestra hanno chiesto opponendosi all'addizionale IRPEF di dicembre 2023. Certamente rimane il fatto che la Regione Toscana, incalzata dalle difficoltà della sanità e del bilancio sanitario, ogni volta è costretta a escamotage, improvvisati, che mettano a rischio le comunità e mettano a rischio le tasche dei cittadini. Sicuramente le aziende che sono fornitrici
di device verso la Regione Toscana devono pagare quanto gli spetta, ma bisognerà fare un'analisi di quanto questo qualche cosa devono pagare fosse diciamo previsto, perché gli sforamenti da parte delle aziende non è che sono cose che magari le aziende fornitrici di device sapevano e devono per forza pagare, devono rispettare una legge, ma questa legge deve essere ancora ben modulata, perché non è possibile che mandare in crisi delle aziende che avevano previsto, avevano fatto dei budget e che poi invece si trovano a dover pagare tanti soldi così. Spazio anche a tradizioni e ricorrenze. In Consiglio regionale è stato presentato l'evento Medioevo nel Borgo, che si terrà come ogni anno a Rocca Tederighi, frazione del comune grossetano di Roccastrada. Dal 2 al 4 agosto torna a Medioevo nel Borgo a Rocca Tederighi. La manifestazione, presentata in Palazzo del Pegaso, è un vero e proprio viaggio all'indietro nel tempo. Le antiche stradine della frazione di Roccastrada raccontano storie di contadini sfiniti, pellegrini pensierosi e mercanti astuti, ciascuno esibendo con orgoglio tessuti pregiati, oggetti d'arte e strumenti essenziali per la vita quotidiana. Quando il sole cede il passo alla notte, la fioca luce delle lanterne svela delizie culinarie da gustare. All'esterno, il suono ritmato degli zoccoli e melodie evocative creano all'interno del borgo un'atmosfera magica che incanta i sensi e affascina l'anima. La Toscana è una terra in grado di attirare dalle grandi città ai piccoli borghi, dalle colline al mare, milioni di turisti durante questa estate. È bello sapere che ogni territorio è in grado di produrre tanta rappresentazione della nostra identità, della nostra storia. Questo è un caso emblematico. Rocca Tederighi, uno dei luoghi più belli della nostra regione, torna nel Medioevo. Lo fa dal 4 al 6 di agosto, provando a raccontare l'identità di un territorio, l'arte, la storia, la cultura, la bellezza, e lo prova a fare anche attraverso arte di strada, provando a coinvolgere le energie migliori. È un modo per far conoscere quanta bellezza c'è nella nostra Toscana diffusa, e per questo è un impegno che mi sono preso, cercare di dare voce a quei territori che offrono tanto, possono offrire tanto, che forse sono meno noti di altri, ma non meno belli. 30 anni dalla prima edizione di questa splendida manifestazione con cui a Rocca Tederighi si ritorna indietro nel tempo, nel Medioevo, in un'epoca di dame, cavalieri, artisti di strada, giocolieri, giullari. Si resiste nel tempo grazie a una comunità che è molto forte, grazie a una Proloco che è capace di ogni anno di coinvolgere tanti giovani. Il Medioevo nel Borgo, oltre a essere una bellissima festa, è anche una tradizione importante che affonda le radici nella storia del paese, ma è talmente attuale che sa attrarre le nuove generazioni e quindi rafforza il senso di appartenenza alla comunità a partire dai più giovani. Ormai è un appuntamento fisso a cui io sono particolarmente legato per la mia storia, le mie origini e l'affetto che tutto il paese, verso tutto il paese dobbiamo nutrire, perché tutti sono impegnati in questa manifestazione che accoglierà migliaia e migliaia di persone anche quest'anno, e rinnovato, perché ovviamente ogni anno ci sono sempre delle novità, e quindi l'invito è che in quei giorni ci sia tanta gente da tutta la Toscana, venite, perché è un momento davvero importante e non ve ne pentirete. Questi dunque erano tutti i principali argomenti trattati nella puntata odierna della Voce del Consiglio. L'appuntamento, come sempre, è per la prossima settimana su RTV 38. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Arrivederci.